cari amici di montediprocita.com, salve, siamo qui al Presepe Vivente, quarta edizione, un successo che si rinnova. Siamo con l'amica Gemma Fevola che ci introduce un po' a questa manifestazione e soprattutto ci racconta anche del percorso che gruppi di persone stanno visitando proprio in questi momenti. Allora, quest'anno il presepe è stato intitolato ai sogni di Giuseppe per dare un poco più priorità alla figura di San Giuseppe. Infatti, vedendo all'inizio del presepe come prima scena, ci sta proprio il primo sogno di Giuseppe, che praticamente indica il dispiacere che lui, sapendo che Maria era incinta, è l'angelo che gli appare per dire non temere perché è avvenuta una grandezza dal Signore. Gemma, perdonami, la prima scena è Sita? A Via Allegra, proprio all'inizio del presepe, del centro storico. Poi continuando troviamo una scena di sartoria, una scena familiare di sartoria, poi ci saranno le lavandaie con la classica capera, poi ci sarà l'esattore delle tasse, ci sarà un angolo dedicato al vecchio film L'oro di Napoli con la scena della pizza fritta, poi ci saranno i pastorelli con la grotta che fanno scene che portano i doni a Gesù Bambino, e a seguire il mercato, pescatori, macelleria, la scena di Erode sul sagrato e via via ancora altro. Allora, per intenderci e per far intendere i nostri amici di montediprocita.com, si parte da Via Allegra, sì. Si continua su questa strada per arrivare poi alla fine che è in Via Vincenzo Scotto. Via Vincenzo Scotto, che sarà l'ultima scena che riguarda il secondo sogno di Giuseppe, cioè la fuga in Egitto, perché Erode andava in cerca di bambini per ucciderli e loro fuggirono in Egitto per salvare il loro bambino. Quindi uno sforzo organizzativo davvero impressionante. Quante persone sono coinvolte in questo tipo di manifestazione? Ne siamo coinvolti abbastanza, tra partecipanti e lavoranti ne siamo coinvolti abbastanza, anche se quest'anno siamo partiti con un poco di ritardo, però sembra che le cose siano andate comunque in positivo. Sì, il tempo non prometteva niente di buono, invece c'è stata una pausa e tutti i gruppi di persone, sono tantissimi fino ad ora, stanno rispondendo benissimo. Benissimo, sono tutti quanti contenti perché veramente è riuscito come volevamo. E poi al di là proprio delle scene ricostruite, come vedete ad esempio questa, ci sono anche tante maestranze e tanti figuranti, perché vedo tantissimi che stanno lì, belli ligi al dovere, a fare la loro scenetta. Sì, perché ci sono state tante persone che un poco per, diciamo per vergogna, ma non è anche questo, però non hanno voluto partecipare alla recitazione, hanno preferito fare solamente la parte figurata, e quindi ne abbiamo parecchi, perché veramente poi ci servivano anche, perché le scene ne sono tante. Infatti voi vi accorgerete dal servizio di Pago Smart già domani che veramente ci sono tantissime persone che hanno dato anche un minimo di supporto, però poi sai, un minimo di supporto per tante persone fa un qualcosa di eccezionale come tanto, questo tipo tanto, di evento. Tanto. Il ringraziamento va a tutti quanti che hanno partecipato ai lavori, a chi ha partecipato attivamente alle scene, e anche con un ringraziamento a chi ci ha aperto le loro case per ospitarci, perché ogni anno sono contenti e ci chiedono, ci premono a dire ma lo fate, e anche quest'anno li abbiamo accontentati. E in effetti è vero, sono tantissime le case che si sono messe a disposizione, quindi con i proprietari che hanno di buon grado aperto le porte al presepe vivente, presepe che sarà qui di nuovo anche domani e domenica, sperando che il tempo ci sia di fortuna come oggi. Come questa sera. Allora Gemma, un ultimo, io ci terrei a fare un ultimo saluto anche a quella che forse diciamo da tutti i montesi è riconosciuta come il leader di questa manifestazione. Vale a dire la nostra Marisa. Purtroppo quest'anno è stata la prima volta che lei non è stata con noi fisicamente, però l'abbiamo sentita con noi tutto il cammino che abbiamo fatto per la preparazione. Sembra che le cose le abbiamo fatte secondo le sue volontà, come ci diceva sempre, mi raccomando non mi fate preoccupare, noi nell'insieme abbiamo cercato di fare come a lei piaceva. Allora io vi ringrazio, ovviamente vi auguro buon lavoro e vi ringrazio da parte di tutta la cittadinanza di Monte di Procida, perché la manifestazione è bellissima e vi posso garantire che live è davvero uno spettacolo. Grazie. Grazie mille a voi che siete sempre presenti.